Continua la nuova serie di video per confrontare tutte le edizioni, diciamo, della Bibbia con la nuova edizione riveduta della traduzione del Nuovo Mondo pubblicata nel 2017 dalla società Torre di Guardia. Quando io leggo questa nuova traduzione, mi accorgo di trovare molti passi che sono stati alterati, truccati e manipolati, con frasi addirittura aggiunte oppure parole tolte, omesse. E quindi più leggo questa traduzione e più mi accorgo che veramente è stato alterato il senso di molti versetti della Bibbia. Questa è veramente una cosa molto grave, perché in Apocalisse al capitolo 22 noi leggiamo: guai a chi toglie dalle sacre scritture, guai a chi aggiunge. Questo qui è il testo interlineare di Filippesi, capitolo 2, versetto 6, dove troviamo questa parola not snatching, cioè tradotta in inglese dal greco. Tradotta in inglese, che significa non furto o non rapina, e si sta riferendo a quello che appunto si legge nella traduzione del Nuovo Mondo, o almeno come si leggeva nella vecchia edizione della traduzione del Nuovo Mondo, del 1987. Ma nella nuova edizione questa frase è stata messa soltanto nella nota. Notate, qui abbiamo una nota, cioè che Gesù dice non prese in considerazione una rapina o non prese in considerazione un furto. Not snatching, cioè non rapina, non furto, non prese in considerazione questo Gesù. È stato messo nella nota, che ora poi vedremo che cosa significa effettivamente questo termine. Ma leggiamo ora dalla traduzione del Nuovo Mondo, la nuova edizione 2017. Abbiate lo stesso modo di pensare di Cristo Gesù. Stiamo leggendo Filippesi capitolo 2, versetto 6, il quale, pur esistendo nella forma di Dio, non pensò di appropriarsi di qualche cosa che non gli spettava, cioè l'essere uguale a Dio. Punto. E finisce qui. Fanno finire la frase. Pensate un po' che questo che qui loro scrivono, come loro traducono, sa di bestemmia nei confronti di Cristo. Perché addirittura hanno aggiunto un'intera frase alterando tutto il pensiero della scrittura. È così che qui si legge che Gesù non pensò addirittura di appropriarsi di qualche cosa che non gli spettava, cioè l'essere uguale a Dio. Fanno quindi credere a chi legge da questa falsa traduzione che Gesù non gli spettasse essere uguale a Dio. Questo chiaramente non è possibile perché se sempre dalla traduzione del Nuovo Mondo noi andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetto 18. Questo versetto entra in forte contraddizione con quello che abbiamo letto prima dalla traduzione del Nuovo Mondo. Giovanni 5, 18, leggiamo che i giudei volevano uccidere Gesù Cristo perché? Perché dice chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Quindi qua vediamo che Gesù addirittura si faceva uguale a Dio, dice la scrittura. Quindi com'è possibile poi che in Filippesi 2:6 invece si legge tutto il contrario, che Gesù addirittura non pensava di essere uguale a Dio, cioè che non gli spettava, lui non pensava questo, che gli spettava essere uguale a Dio. In effetti qui è stato manipolato questo versetto dalla società Torre di Guardia. Come ho già detto, è stata aggiunta questa intera frase: non pensò di appropriarsi di qualche cosa che non gli spettava. Questa frase è stata aggiunta nel testo greco interlineare delle scritture greche. Questa frase non c'è, non la troviamo, ma al posto di questa frase troviamo soltanto not snatching, cioè la parola non rapina, cioè Gesù non considerò una rapina che fosse uguale a Dio. Da notare che fosse uguale a Dio, troviamo che qui c'è una virgola, non c'è un punto. Quindi la frase significa che continua e continua nel versetto 7. Mentre nella traduzione
del nuovo mondo, questa nuova riveduta, qui troviamo l'essere uguale a Dio, troviamo il punto. Quindi loro fanno finire la frase qui, per fare appunto comprendere a chi legge che Gesù Cristo in pratica non è uguale a Dio. Addirittura che Gesù non gli aspettava di essere uguale a Dio. Questo chiaramente è falso. Se leggiamo ora lo stesso passo, ad esempio, dalla Diodati, quindi prendiamo un'altra Bibbia, o potete anche leggerla dalla Riveduta, il senso cambia completamente. Perché, come abbiamo visto, non può essere innanzitutto che Gesù non considerava l'essere uguale a Dio qualcosa che non gli spettava. È impossibile, perché abbiamo letto in Giovanni 5,18 che Gesù chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Quindi Gesù era uguale a Dio. E in effetti il contesto dice proprio questo. Nel versetto 6, infatti, leggiamo che Gesù era in forma di Dio, esisteva. Ma leggiamo tutto il contesto. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, o abbiate lo stesso pensiero che ha avuto Cristo Gesù, il quale, Gesù Cristo, no? Essendo in forma di Dio, non considerò rapina, vedete, questo è quello che appunto troviamo. Questa parola qui nel testo interlineare, not snatching, non considerò, cioè significa non rapina o non furto. Gesù quindi non ha considerato rapina o furto. Che cosa? L'essere uguale a Dio, virgola. Quindi la frase ancora continua, non c'è il punto come hanno messo la traduzione del Nuovo Mondo. Ma dice la scrittura, annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. Quindi notate che il versetto in pratica ci sta dicendo che Gesù Cristo esisteva nella forma di Dio, perché Gesù è Dio. Però cosa ha fatto Gesù? Nel versetto 7 dice che lui annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, e si è fatto quindi uomo. Quindi si è trovato nell'esteriore simile ad un uomo, dice la scrittura nel versetto 8. Questa cosa qui, che Gesù era Dio, l'essere uguale a Dio, e il fatto che lui, perché vedete c'è la virgola, la frase quindi è tutta un continuo, il fatto che Gesù era uguale a Dio, però si è fatto uomo, quindi si è, diciamo, annichilito, si è impoverito, questo Gesù non l'ha considerato essere un furto nei suoi confronti. Cioè Gesù non ha considerato una rapina o un furto il fatto che lui fosse uguale a Dio e che si fo fosse poi spogliato, fosse diventato uomo. Per fare un esempio, se io per esempio sono ricco, sono rivestito d'oro, tutto di oro, e poi mi spoglio delle mie ricchezze, divento povero. Ora questo per me potrebbe essere un furto nei miei confronti. Però Gesù non lo ha considerato essere un furto nei suoi confronti, questo fatto che lui si fosse spogliato delle sue ricchezze. Perché Gesù non lo ha considerato essere un furto nei suoi confronti il fatto che lui, o non considerò rapina il fatto che lui era uguale a Dio, ma che poi si è spogliato delle sue ricchezze e si è fatto, diciamo, simile agli uomini, si è fatto uomo? Perché dice poi il contesto, vedete, versetto 9. Perché Dio poi lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. Quindi anche sottoterra ci sono creature, dice la scrittura. Ci sono gli inferi, le anime dei morti. Quindi Gesù Cristo, è stato innalzato. Ecco perché questo non è stato per Cristo un furto, una rapina. Il fatto che lui si è spogliato come un uomo non è stato affatto un furto, una rapina nei suoi confronti, perché Gesù
è stato poi innalzato. E ora Gesù ha il nome al di sopra di ogni nome. Quindi il nome di Gesù è al di sopra di qualsiasi nome, anche del falso nome Geova, che i testimoni di Geova pensano che Geova sia il nome del Padre. Ma questo è sbagliato, perché Geova è semplicemente un nome ibrido che è stato inventato nel Medioevo. Per comprendere meglio questo passo di Filippesi capitolo 2 versetto 6, dobbiamo anche leggere 2 Corinti capitolo 8 versetto 9, dove lo stesso autore delle due lettere, cioè di 2 Corinti e della lettera ai Filippesi, scrive queste parole: voi conoscete infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Notate bene che qui la scrittura è molto chiara e sta dicendo in pratica la stessa cosa che dice la scrittura di Filippesi capitolo 2 versetto 6. Gesù Cristo era ricco in cielo perché era Dio, esisteva nella forma di Dio, dice la scrittura, era uguale a Dio, dice la scrittura, ma si è fatto povero per voi, per noi, per farci diventare ricchi, per portarci in cielo. Quindi questo è il senso. Gesù Cristo, questo fatto che lui era ricco in cielo e poi si è spogliato delle sue ricchezze, non lo ha considerato essere una rapina, ma nei suoi confronti una rapina, cioè nei suoi confronti Gesù non ha considerato questo essere un furto, il fatto che lui si spoglia della sua divinità e si fa uomo. Notate che questa frase, ve la faccio vedere nella nota della traduzione del Nuovo Mondo, Filippesi 2:6, la trovate soltanto sotto l'asterisco, dove vi è una nota: non prese in considerazione una rapina. E abbiamo visto appunto che cosa significa. Quindi la traduzione del Nuovo Mondo in Filippesi 2:6 risulta essere ingannevole e manipolata, perché la frase "non pensò di appropriarsi di qualcosa che non gli spettava, cioè essere uguale a Dio", è una frase completamente aggiunta al testo e che non corrisponde alla verità. Perché leggendo Giovanni capitolo 5 versetto 18 appunto leggiamo che Gesù Cristo chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Quindi Gesù Cristo si faceva uguale a Dio, ecco perché appunto i giudei lo volevano uccidere. Bene, vi saluto e ci risentiamo in un altro video.